buongiorno. Io cosa ho fatto fino adesso? Ho rifatto letto, lavato il bagno, tutto il tram tram che si fa ogni mattina, caricato il video su YouTube, appena ho finito di prendere il caffè con Daniele. Daniele è partito per il lavoro, io ho caricato il video e ho iniziato a fare il tour delle pulizie, che quelle sono standard bagno. Adesso mi passo anche l'aspirapolvere, rifaccio il letto, così almeno le cose basic sono fatte. Se devo uscire, come in questo momento, che mi capita che devo uscire improvvisamente, posso uscire serenamente. E di sottofondo senti la centrifuga, perché ti ho messo il video prima di iniziare questa ripresa, probabilmente lo metterò, perché comunque l'ho fatto, almeno quello mi ricordo. Cosa faccio io? La sera attacco la lavastoviglie e programmo contemporaneamente la lavatrice. Così, quando io mi sveglio alle 7:15, di solito mi alzo 7:15, 7:30, la lavastoviglie è finita e la posso scaricare. Appena finisco il caffè la scarico, così poi metto le cose dentro la lavastoviglie, le cose sporche. Contemporaneamente la lavatrice finisce sempre anche alle 7:30. Io alle 7:30 metto però l'ammorbidente, perché l'ammorbidente non lo metto. Allora, ci sono tante fissazioni che io ho, Una di queste è che secondo me c'è un ciclo, ho provato tutti i cicli della mia lavatrice, ma l'ammorbidente non lo sento profumato come quando faccio questa tecnica. Magari è sbagliata, ora chissà quanti mi lapideranno, ma è il modo mio di fare le cose, non è legge generale. Io faccio fare il primo ciclo, da me c'è l'opzione ogni giorno, quindi fa un bel lavaggio con solo il detersivo. Una volta che finisce faccio un risciacquo con centrifuga e metto l'ammorbidente, che ti ho fatto vedere, è quello nuovo che sto usando, e ti dirò tra un poco com'è, perché il profumo così sembra buono, si deve vedere sui vestiti. Ma Lenore non mi ha mai, devo dire, fino ad oggi, mai con nessuna profumazione deluso, nessuna. Certo, ce n'è qualcuna che preferisco più di un'altra, ormai ho capito che io amo oro e vaniglia. La confezione è color oro, ovviamente, quella è buonissima. Mi piace anche ametista e buche fiorito, mi pare si chiami così, buche floreale, una cosa del genere. E questo qua, Dreamy, si chiama, mi piace anche, mi ricorda dei Dreamer, ragazzi, vabbè, mi ricorda Kanno Yaman, vabbè, lasciamo stare. Comunque, sì, Dreamy fa sognare, ecco. Già, anche il colore, allora, a me attrae tantissimo il packaging anche delle cose, si dice così, packaging, quella cosa lì, l'involucro anche se le cose non si dovrebbero mai apprezzare dall'involucro, perché poi dentro si deve vedere la sostanza, però l'associazione di questi colori, rosa e azzurro, mi ha dato una bella sensazione. Comunque, piccolo inciso giusto per condividere, ricapitolando, io così alle 8 del mattino ho già scaricato la lavastoviglie, è pronta per caricarla nella giornata, e svuotato la lavatrice in modo che appendo i panni. E io tendo a lasciare sempre la cesta vuota, siamo in due, è più semplice, ragazzi, cioè, nel momento in cui avremo dei figli aumenteremo di volume, di numero, come si dice, anch'io ne farò una ogni giorno, ma al momento non serve. Un'altra cosa che volevo dirvi è questa: io l'intimo non lo lavo mai con l'ammorbidente, questa cosa non so se l'ho mai detta, forse sì in passato, perché mi dà una sensazione non bella, non mi piace, quindi faccio solamente un lavaggio con il detersivo. Quelle volte che riesco davvero uso anche il sapone di casa, lo trovo proprio indicato per lavare l'intimo, ma non ce la faccio così mai, quindi vado a fare poi la lavatrice tranquillamente. Nel frattempo si è interrotta la ripresa, dunque adesso ti faccio vedere le scarpe che ho comprato, giusto per renderti partecipi. Ho comprato delle scarpe che posso riutilizzare, sono leggermente elegantine, ma mi vanno bene anche perché, veramente, sinceramente, io preferisco investire in vestiti che utilizzo ogni giorno, scarpe che utilizzo ogni giorno, ma in cose di una volta sola, che poi so che non utilizzerò, sinceramente mi fa il cuore a spendere soldi, ve lo dico chiaramente. Cioè, mi piace investire in cose belle, che mi danno anche magari un aiuto in casa, o magari mi danno una sensazione bella. I tacchi sì, mi danno una bella sensazione, mi fanno sentire sicuramente anche più femminile, slanciano la figura, ma non sono una di quelle cose per cui investire tanti soldi. Ed eccole qui, sono molto, diciamo, elegantine, però non troppo. Questi strass so già che non mi camperanno, però dato che non li uso tutti i giorni, alla fine argentate perché non ce le avevo, col tacco così bello grosso è un po' di plateau, che io ieri, raccontando a Dominella, ho detto: hanno un pochettino di zeppa, vale, si dice plateau, vabbè, quello, ragazzi, cioè
sollevamento davanti, così non mi danno molto fastidio perché io soffro il dolore nella pianta dei piedi. Porterò la mamma dal parrucchiere per la prima volta dopo 60 anni di vita, ragazzi. Per 60 anni mia mamma si è fatta i capelli da soli, da sola. Oggi le parole, oggi in generale, in effetti, si è fatta i capelli da sola. Cioè, ci stiamo rendendo conto? Dopo 60 anni l'ebbrezza di farsi fare i capelli a qualcuno, rilassarsi al parrucchiere, glielo ho imposto. Perché servivano i capelli fatti per questa occasione importante. Io ti ho detto, ma... Allora, ti prenoto perché questa persona la conosco, mi hanno detto che anche è bravo, è un bravissimo ragazzo. Io lo conosco anche di persona. Andiamo, andiamo e vediamo come Fabio ti farà questi cavalli. Speriamo che gli faccia bene. Mi auguro di sì. Tutto sto preambolo, poi fanno schifo. Quindi state lì perché ci sono tante tante belle novità, perché siamo work in progress e vi ripeto, mi è arrivato un pacco. Non regalato, a me non mi regala niente nessuno, ragazzi. Sono una povera e pazza e felice, però non c'è problema. Non abbiamo bisogno che ci regalano i pacchi. Certo, se ci regalate i pacchi non è che siamo scontenti io e Daniele, siamo felici. Cioè, ci piacerebbe a noi ricevere qualche regalo, anche perché a me le sorprese piacciono tanto. Però ho ordinato una cosa da Amazon che sto fremendo perché vorrei farvela vedere, ma non ve la posso fare vedere perché se non prima vi racconto una cosa, è inutile che ve la faccio vedere, è un progetto che sto attuando. E penso che può essere utile per tante situazioni diverse, non solo per quello che sto andando a fare io, e per questo ve lo voglio dire, perché comunque il costo è davvero anche irrisorio, però è una cosa è creativa come sempre, riguarda sempre me, quindi è creativa. Quando io parlo di cose da fare, sappiate che sono cose che mi invento, quindi cioè, abbiamo la vita, no? È caduta anche la penna a terra, è giunto il tempo di alzarsi e andare. Dopo le tazze con le scritte, le tazzine con le scritte, i bracciali con le scritte, abbiamo anche i tovaglioli con le scritte. Non io, ma io dobbiamo fregare a mia mamma. Allora, ne strappiamo uno. È uno Sì, scotch. andavamo, ce lo incorniciamo. La massaia canterina fa più allegra la cucina. È vero. Il cibo gradito è meglio digerito. Oh, cercavamo frasi per i poveretti della cucina da incidere. Il miglior condimento del cibo è la fame. A tavola non si invecchia mai, ecco perché siamo così sempre giovani. Questo è spezzato a metà perché ho sbagliato a tagliarlo. Vediamo qua, tanto devo metterli a tavola. Poi lo strappo tutto. Allora, giriamo. L'unica cosa si tagliano a metà. Però, aspetta, si tagliano anche. Aspetta. Perché, giustamente. No, ho strappato male. Aspetta. Allora, ricomponiamo. Giriamolo magari anche così. Ricomponiamolo così. Che c'è scritto? Pollo, pizza e pani. Si mangiano con le mani, dovrebbe essere. Chi vuol vivere sano e lesto, mangi poco e ceni presto. Allora noi Con abbiamo trovato patate e un posto. cipolle dentro l'orto, mai di fame nessuno è morto. Un contorno adatto farà onore al piatto, pane di villano rustico ma sano. Cioè, ci stiamo rendendo conto, sono i miei tovaglioli. Mamma, dove li hai presi? Questo rotolo, Scottex. Va bene, ora glieli rubiamo. No, Sono esattamente le 22:30 di sera. Noi siamo appena tornati perché ancora stiamo organizzando come fare un rinfresco, cercare tavoli. Abbiamo trovato anche cose che dobbiamo spostare, tipo spalare montagne di sabbia per un campetto. Ce la faremo, ce la faremo. Siamo distrutti. Non sappiamo cosa mangiare, non sappiamo cosa mangiare perché non ho idea, perché proprio sono KO. Abbiamo sciolto del cheddar, nachos e salsina. Frazzina, ormai c'è giotto. No, la salsina, la salsa è il ketchup. Ah. Va bene, mangiamo. Mamma mia, guarda la mia faccia. Non arriverò intera fino a fine settimana. Una donna che si farà nuova breve. Perché no, mi avete chiesto se volete il caffè, perché lui voleva il caffè. Addirittura! Volete il caffè, ve lo No, ma faccio. veramente no, aspetta. Guarda, però Sto vieni, morendo. guarda. Guarda, voglio un video. Che Glielo vuoi? mando Ma guarda, sono un amore, chiamo gli animali. No, Gioia, Ma grazie. vuole la vita chiedo, vediamo ogni persona che chiede.
bella, guarda tu come sei. Dopo la mamma dal parrucchiere, io mi sono dedicata alle mie unghie, tanto amate unghie. Ho comprato un nuovo nail prep, speriamo che questa volta sia buono e che abbia sgrassato bene le unghie, così non mi salta, perché dopo che mi ammazzo a farle e diciamo non sono così indecenti, mi dispiace che poi se ne vadano come niente. Eccoci qua, sempre di corsa. Dunque, il pranzo è andato stamattina. Mi sono dimenticata anche di farvi vedere come eravamo vestiti, molto semplici, un vestito simile a questo colore di unghie, ovviamente, ma il colore delle unghie non l'ho fatto per il vestito, ma perché mi piaceva, è molto estivo. Quindi le persone che sono venute da fuori, che ovviamente dovevano rimanere per il pomeriggio che c'è questa celebrazione, hanno mangiato, sono stati veramente bene, hanno gradito anche come abbiamo impostato il pranzo, molto leggero ma davvero molto buono, poi ve ne parleremo con calma. Adesso stiamo andando a questa celebrazione, dopodiché finiremo e andremo al rinfresco che abbiamo preparato per 150 persone. Vedremo come verrà questo rinfresco fino alla fine. E il tempo com'è? Fino ad oggi sono stati 50 gradi all'ombra e sole, oggi nuvoloso. Vabbè, non c'è problema. Con 50 gradi all'ombra. Con 50 gradi all'ombra, ovviamente. Ma a noi non ce ne frega niente, ma da che vada faremo la distribuzione da una finestra. Non lo so. Comunque, mezza giornata è andata, ora andrà avanti anche questa altra mezza. Sarà molto emozionante, sicuramente io le lacrime me le berrò, probabilmente, sicuro al 100%. Fazzoletti li hai presi? Sì, ce li ho. E niente, quindi poi vi aggiorneremo. Se riesco faccio qualche ripresa, non so, dipende come si evolverà la situazione. Se riesco qualche ripresa volevo farla, perché sto facendo qualche piccola ripresa, stando attenta anche a non riprendere persone che ovviamente non vogliono essere riprese per la tutela loro, perché è giusto così. È bello condividere. Perché a me piace condividere e penso che le cose belle vanno condivise, anche perché c'è bisogno di guardare cose belle nella vita, ma non tutti sono d'accordo, quindi non posso andare a controllare delle persone. Detto questo, noi adesso siamo con l'aria condizionata, quindi stiamo bene con le giacche, ma moriremo a breve. Ecco. Tu stai bene con la giacca? Infatti io non tanto, lui non tanto. Alla fine ho giro e volta, volte e giro, ho messo il vestito che ho preso esattamente 5 anni fa, che non mi delude mai, l'ho comprato in un negozio che si chiama Oltre. La prossima volta però, senza urgenza, comprerò qualcosa da Zalando, perché ho visto che ha questo genere di vestiti che a me piace, tubini semplici senza troppi fronzoli. L'eleganza non sempre vuol dire mettere troppe cose, ma poche cose è bene secondo me, tant'è che io come accessorio ho messo solamente questo bracciale che mi hanno tra l'altro prestato, si vede bene, mi ha prestato Dominella con degli strass, perché nelle scarpe c'ho gli strass, quindi niente di più, sinceramente. E l'unica differenza col trucco normale, la quotidianità, è un po' di trucco negli occhi, che ho fatto un po' di sfumato, niente di che. Va bene, noi andiamo e ci aggiorniamo dopo. Andiamo. Buongiorno, altro giro, altra corsa, sempre su questa macchina. Siamo distrutti e morti di sonno dopo una settimana che facciamo lavori di ogni tipo per creare questo evento. Oggi l'ultima tappa è il pranzo. A caso che devo dire, non l'assunto tranquillo. Stiamo andando adesso a preparare i tavoli per quest'altra situazione che andiamo a vivere. Andiamo a prendere poi il pranzo. Devo dire, questo è una rosticceria / panificio e anche tavola calda praticamente. Sono veramente bravi, veramente bravi. Hanno fatto un lavoro bellissimo, ti ho messo le riprese. Mi hanno fatto questi vassoi ogni monoporzione, ma poi puntuali. Mi sono arrivate le cose caldissime. Addirittura per far arrivare tutto caldo hanno fatto due viaggi diversi in due tempi diversi. Ma davvero veramente bravi. Poi la qualità del cibo molto buona.
ne è rimasta, ma non c'è stato nessun problema perché molte persone sono dovute andare via prima, però non c'è stato nessun problema, non so se è il sole, sì. Però, come dicevo, non c'è stato nessun problema perché abbiamo subito inviato tutto alla mensa dei poveri e mangeranno stamattina tante persone che hanno fame, quindi siamo contenti anche di questo. Non so perché, se è la luce o il mio telefono che sta ormai fondendo, vabbè. E quindi siamo contenti anche di questo perché comunque diamo l'opportunità a chi ha fame di poter mangiare qualcosa di buono, perché erano davvero buone le cose. Niente, oggi invece andiamo a prendere questo pranzo e ti faremo vedere, se riusciamo, che cos'è questo pranzo. C'è un sacco di buche, quindi ballerà in continuazione il telefono. Adesso andiamo a prendere i rinforzi perché meno male che ci sono i nostri ragazzi che ci aiutano. Veramente non siamo stati soli un secondo in questa situazione. Questa è una cosa molto bella che viviamo spesso nella nostra vita, cioè il fatto che, aspetta, non so, ti poggio così, non si vede. Sì, la si vola. È una cosa che viviamo spesso nella nostra vita, che non facciamo mai le cose da soli, soprattutto quando sono cose molto difficili, molto ingarbugliate, perché purtroppo fare le cose all'ultimo momento è sempre brutto, soprattutto per una persona come me che si prepara almeno 2 mesi prima quando devo organizzare qualcosa di importante. Però è stato bello, veramente, abbiamo avuto un sacco di aiuto anche inaspettato, quindi siamo felici di questa cosa. Adesso andremo, sistemeremo e finiremo con quest'ultimo pranzo ed è finito questo tris. Questa è condizione di passare la volta, sai? Questo tris di serata / pranzo da organizzare, ce la farà. Comunque, devo dire, cioè siamo cavati egregiamente. Anche con i vari colpi di scena, ovviamente. Però ce l'abbiamo fatta. Non so dove ho messo i piedi, però. Oh, vale, aspetta. Guarda come si chiama questa pizza. Pizza fuitina. Pizza putia. Buongiorno, per me è il giorno dopo, per voi come sempre qualche secondo. Ovviamente abbiamo tolto i panni eleganti e abbiamo tolto anche il viso decente e imbellettato e siamo tornate ad essere le schiave dei miei cani e la donna di servizio di questa casa, perché oggi veramente c'era il delirio in questa casa. Non ho fatto neanche le riprese perché non ci ho avuto neanche il tempo di prendere il telefono e metterlo. Ora ho preso il telefono perché ogni volta mi dimentico sempre o di salutare all'inizio o di salutare alla fine e poi, cioè, poi ecco. Mi devo dire, ah, me l'ho fatta il saluto, cioè è brutto non salutare. Comunque, mi sono fermata e sto facendo colazione, come ti ho fatto vedere, con la marmellata buonissima. Questa qua è mirtilli e la rigoni, sì, si dice rigoni, non l'avevo mai mangiata, è buonissima. Quindi ho detto, mi fermo, finisco di editare il video che sta andando online martedì, che doveva andare online sabato, ma non è andato perché c'è stato questo scatafascio di cose da fare, mamma mia. Oh, però ce l'ho fatta, l'ho superata, ragazzi, perché non ero sola, perché ho sempre avuto, guarda, Daniele è stato il mio alleato, cioè, oltre, vabbè, la mia famiglia, però proprio con Daniele abbiamo fatto un lavoro di squadra, sincronizzati. Tu pensa che abbiamo avuto l'abilità, ti ho fatto vedere, a portare i gelatini che sono arrivati, che praticamente ancora dovevano mangiarli, erano intatti, dovevano sciogliersi lentamente, così hanno mangiato con calma, hanno gradito tutto, le persone che dovevano mangiare, ci siamo massacrati. Sono felicissima perché in tutto questo siamo riusciti anche a dare da mangiare a qualche famiglia che non si può permettere un mangiare ottimo, e questo lo dicevo prima alle ragazze con cui mi sento spesso, con cui ho un po' più di contatti, che come creano contenuti per YouTube. Dicevo che ero proprio felice di questo, che in tutto questo siamo riusciti anche a rendere felici le persone che non hanno tutta questa grande possibilità magari di poter avere sempre un cibo ottimo, ecco. Quindi sono contentissima, sono davvero contentissima di questa cosa. E cos'altro? Volevo dirvi questa cosa,
Vabbè, me ne sono capite tante in questi giorni, eh? È inutile che stiamo qua a raccontare. Però, tra le tante cose che mi è capitato, voglio farvi vedere. Quando, allora, c'era un detto che diceva, che secondo me non vale sempre, perché i detti valgono in base alle situazioni. Da noi si dice, come me la pavi, te la ammolo. Nel senso, quanto pavi una cosa, paghi una cosa, quello è il valore suo. Cioè, ti dura, da Natale a Santo Stefano, cioè, un giorno, massimo due, dura poco e si consuma. Ora, io non è che voglio dire, me l'hanno regalato questa borsa. Me l'ha regalata un'amica di mia mamma, che è una signora che investe un sacco di soldi per borse, vestiti firmati, cioè quello che non faccio io praticamente fa lei. Siccome lei compra ma non usa mai, perché ha tanto, compra solo perché gli piacciono le cose magari, e poi me le dà a me perché sa che magari a me piacciono ogni tanto, anche se poi alla fine uso sempre gli zainetti, però mi vuole bene, mi dà queste cose con le etichette nuove, me le dava soprattutto prima, adesso ultimamente non tanto. Comunque, guarda come si è combinata questa borsa. Guarda, cioè è una borsa Prada, non so se mi spiego, è Prada, è pure un po' sporca perché adesso l'ho minata a terra, tutta scollata, ma si può, cioè io personalmente non sono una che compra cose firmate, questa cosa ormai la sapete, nel senso se mi capita una buona occasione sì, però compro anche cose che costano poco, cioè io cammino con lo zainetto del Decathlon, non so se mi sono spiegata, perché è comodo e perché è fantastico per chi ha problemi alla colonna, tipo dolori cervicali, queste cose è fantastico, perché ha la spalliera che fascia bene, non tira troppo, non lascia quel peso, cioè lascia che tu porti il peso in modo uniforme. Io mi trovo benissimo, non ho più molti dolori come ce l'avevo una volta che utilizzavo queste borse pesantissime, a tal punto che a me era successo che io avevo la spalla un po' così, di quanto peso portavo la borsa e di quanto stavo con la borsa sulla spalla. A un certo punto, quando ho fatto fisioterapia, era un po' così. Comunque, senza divagare troppo, questa è la considerazione di oggi, che non è vero niente che devi spendere un sacco di soldi, sono cose a volte che costano di meno ma rendono di più. Nella vita è tutta questione di... non si può dire, di fortuna, ecco, mi verrebbe da dire altro, ma lascia a voi la deduzione. Sono stati giorni belli comunque, cioè sono quei giorni belli, 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 belli di cose, come vi devo dire, di sentimenti belli, autentici, di gioia, da un sacco di gioia mia, veramente, dopo la stanchezza che ho provato, perché c'è stato un certo punto che ho detto io non ce la posso fare fisicamente, mi sentivo proprio che non avevo la forza di alzarmi a letto un giorno, arrivati agli sgoccioli per organizzare tutta questa situazione che abbiamo vissuto, però mi sono detta no, ce la devo fare, perché l'amore mi darà la forza di fare questa cosa, e siccome era una cosa che stavo facendo per comunque una persona che amavo, la forza l'ho trovata, e anche dove veramente non pensavo di averla, e soprattutto mi è tornato tantissimo, mi è tornata veramente la gioia, lo stare insieme nella semplicità assoluta, davvero assoluta, perché non so se hai visto, abbiamo messo anche tovaglie di carta, queste confezioni monodose anti-covid, però è stato bello stare insieme, vedere gente cioè felice, anche semplicemente gente ballare e mettere un po' di musica così e fare dei balli per stare insieme, proprio è stato veramente bello, una bellissima sensazione, come riassaporare qualcosa che era stato perduto, perché alla fine siamo stati privati di tanto in quest'ultimo anno e mezzo, ecco, diciamo. Quindi ha avuto tutto un gusto diverso, ma soprattutto la cosa più bella è stata la gioia negli occhi di chi amavo. Quello è stato molto bello, vedere questa l'espressione proprio di chi era intorno a me felice, questo. E quindi tutti i sacrifici sono stati ripagati. Ora ci vorrà qualche giorno che mi riprenda, diciamo più che altro mentalmente, perché quando io vivo forti emozioni, ma anche periodi molto intensi di lavoro, poi mi sento molto come se dovessi fare tipo faccio un passo e ne faccio 100, però ce l'ho fatta. Ho temuto anche per la mia glicemia, perché purtroppo ho dimenticato più di una volta di mangiare. Io sono grandissima testa di cavolo, però avevo troppe cose da fare, davvero non ho trovato il tempo neanche di mangiare un crackers o niente, però meno male è andato anche lì tutto bene, perché purtroppo
La glicemia e il diabete fa parte della mia vita, quindi se io qua vi racconto un minimo di vita per farvi compagnia e per farvi capire che comunque in un modo o nell'altro ce la si fa, per questo nasce questo canale, per dire al mondo che in un modo o nell'altro ce la facciamo. E infatti l'ultima cosa che ho inquadrato, non so se ho fatto il video, adesso non mi ricordo, ho fatto la foto, se ho fatto la foto spero di mettervela qua da qualche parte. Ho concluso la serata di ieri, che poi siamo stati insieme alla mia famiglia per prima che mio fratello ripartisse, insomma, giusto per stare insieme e goderci la nostra intimità di famiglia, che purtroppo non sempre la possiamo vivere, date le varie situazioni, mio fratello che sta fuori o meno. Il cartone della pizza mi diceva a me, ho messo la foto su Instagram. Ciaputi Mufari. Infatti mio padre gli ho detto, dovevamo prendercela prima questa pizza, quando ancora stavamo organizzando tutto, eravamo a metà dell'opera. Comunque ci stava davvero, ce la possiamo fare, ed è vero, nonostante tutto ce la possiamo sempre fare. Io ho vissuto questa settimana dove ho detto non è possibile che mi capitano 250 cose impossibili, cioè imprevisti assurdi. No, veramente non ti posso dire, mamma mia. Comunque, è andata. Sono felice, sono felicissima, sono contenta di avervi fatto vedere un po' dell'aria bella che noi respiriamo. E non so, se sono riuscita a mettere proprio tutte le riprese che ho fatto, di alcune cose non le metto giusto per tutelare le persone che sono coinvolte in questa cosa e che so che non vogliono tanto comparire nel web, bisogna rispettare come ho detto già prima. Niente, sono molto felice, l'ho detto mille volte, ma lo sono, quindi è giusto dirlo. Oh, in un mondo in cui tutti si lamentano che la vita è una palla, io vi dico invece no, la vita gira a volte rigira, è sempre bella, ce la possiamo fare. E niente, anche ce la possiamo fare nonostante le mie unghie siano dorate da Natale a Santo Stefano, sempre il solito detto, 2 giorni. Guarda, questa sta durando di più, ma io adesso non le caccerò perché voglio vedere, perché qua ho fatto una tecnica, ho messo 2 volte il disidratante, non una, ma due. Qua l'ho messo una volta sola e si è tolto, mi è saltato. Ce la possiamo fare. Ero così contenta anche perché questo colore mi è piaciuto a me ed è piaciuto un sacco anche a chi me lo vedeva. Me l'ho inquadrato appena fatto. È proprio bello, estivo e fantastico ed è dell'estrosa. Stavo già detto, va bene. Io adesso vado perché continuo a pulire. Ho tolto tutto il disordine intorno, quasi tutto. Adesso passo scopa a vapore, no, scopa elettrica e scopa a vapore per dare un'infrescata a questa casa, anche se fa un caldo bestiale. Avrei voglia di buttarmi sul letto, ma non si può perché per me oggi è lunedì e quindi è una bellissima giornata anche al lavoro. Ce la possiamo fare. Va bene, io vi ringrazio di essere arrivati a questo punto, di essere arrivati, me lo auguro, e che non avete skippato, non siete andati avanti per noia, mi auguro di no. Cerco sempre di fare dei video dinamici, di non essere troppo statica, perché capisco che la gente si può un attimo rompere le balls. Ci vediamo prossimamente, non so se cambierò programmazione e farò lunedì, mercoledì, venerdì. E domenica, non lo so, vedremo. Ma voi comunque controllate ogni tanto le notifiche di YouTube perché ci sono pure io, esisto pure io. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanella se ancora non l'avete fatto e lasciate un like se vi ho fatto compagnia e se vi ho trasmesso un po' della gioia che ho provato, perché io ne ho provate davvero tante, spero che un minimo ve ne arrivi. E soprattutto ricordatevi che è la parola nostra che ci accompagna nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità è scialatela, nonostante tutto. Ciao!